Siamo collegati con Jean Paul Hernandez, gesuita, docente di teologia, che il 23 febbraio, qui in cattedrale alle 21, interverrà con Massimo Recalcati alla prima notte di Nicodemo, dal titolo Fragilità, sorella mia. È un appuntamento importante per la nostra diocesi, a cui prenderà parte anche il nostro arcivescovo. Allora, un tema, quello della fragilità, più che mai attuale, anche e soprattutto in questo tempo di pandemia. Assolutamente attuale e diciamo così, antico e sempre nuovo come tema, come direbbe Sant'Agostino. Antico perché è la definizione stessa dell'uomo, no? L'uomo è fragile per definizione, vulnerabile, in tante mitologie del mondo antico, tanti racconti anche sapienziali. L'uomo è l'unico che non si può difendere naturalmente, è dunque il più fragile degli animali. Ed è nuovo perché periodicamente l'uomo lo riscopre, un po' come riscoprire se stesso, riscoprire la propria identità profonda. L'uomo è il mortale per eccellenza, è mortale, cioè per opposizione alle divinità nel mondo antico. Gli esseri umani sono definiti come coloro che sono mortali, dunque limitati, vulnerabili. E tante volte però lo dimentica, pensa di essere assolutamente invulnerabile e una crisi è sempre il momento di riscoperta di se stesso. Con tanto quello che ci può essere di drammatico e di negativo in una crisi, ma per riprendere una fortunata espressione di Papa Francesco, più grave della crisi sarebbe il non osservare il frutto che può nascere da questa crisi. E penso che un frutto è questa consapevolezza della fragilità. Una chiesa che cammina nella storia, che cammina con l'uomo e che in questi anni sta vivendo l'esperienza del sinodo, sia a livello universale che a livello di chiesa particolare. In particolare questi sono mesi dedicati all'ascolto, ai gruppi sinodali. Ecco, anche dal tuo punto di vista, che hai molto a che fare con i giovani, qual è l'idea di chiesa che ne esce, di società che ne esce e come possiamo migliorare? Ebbene, il sinodo è un tema molto imbarazzante per molti giovani, eh? Non è un tema facilissimo, fa parte, diciamo, dei temi forse maggiormente amati da quelli della mia generazione e anche più anziani, forse perché siamo ancora reduci oppure perché abbiamo nella memoria più o meno inconscia un'idea di chiesa non dialogante, unilaterale, che non è capace di ascoltare. Nell'esperienza dei giovani credenti, parlare di sinodo è imbarazzante perché se stanno in un cammino di chiesa, stanno già in sinodo, cioè camminano già insieme, altrimenti non ci stanno nella chiesa. Cioè, parlare di sinodo è come parlare di chiesa così come le giovani generazioni, quando l'hanno incontrata, l'hanno adottata. Non ci sono giovani, non credo che ci siano giovani, che si riconoscano più o meno cattolici o cristiani o in un cammino di fede e non siano in un cammino sinodale. Perciò è difficile parlare ai più giovani del sinodo, un po' come la scoperta dell'acqua calda per loro, no? È evidente che la comunità cristiana, che i loro gruppi, che le parrocchie in cui si sono inseriti, i movimenti, le reti che hanno scelto, sono state scelte da loro perché sono sinodali, perché permette a loro di camminare insieme. E attenzione, camminare insieme per i giovani ha un doppio valore. Insieme, certo, dunque impariamo gli uni dagli altri. Chi mi mostra il cammino può anche sbagliare e non è un dramma.
non mi aspetto nessuno di perfetto, e siamo insieme per imparare gli uni degli altri, ma anche camminare piace moltissimo alle generazioni più giovani, il pellegrinaggio, il cammino, perché un progredire e perché il cammino è una serie di passi, e il passo è uno squilibrio, è uno squilibrio fra due brevi momenti di equilibrio. Allora, syn odos, cammino insieme, è essere squilibrati insieme, e proprio perché siamo insieme questo squilibrio diventa una profonda condivisione, una profonda comunione, un'esperienza nuova.